sembra un angelo. Ma la testimone ha sposato funzione di bellezza e purezza. Come l'ho coltivato io, altezza. Parisi, Cincillà, ti fece conoscere l'amore. Ma ti fece vedere anche quanto conoscere l'amore. Chi è Cincillà? Mia amante, una donna sposata con una specie di crocefalo, creatura deliziosa. Poi fu costretto a tornare in patria e mi chissai lasciandomi un biglietto. Ci sarà rimasta male? Proprio di no, un biglietto da milioni di franchi. Ah, bene. Io non sono tornato in patria, invece come la mia educazione era terminata, ho lasciato quella di mia figlia, 10 anni non sapeva ancora leggere. Che la fidanza è e oggi che devo consegnare al suo futuro sposo, suo cugino, il figlio del re di Corea. Quindi cosa ne hai fatto di mia figlia? Un'occa perfetta. Un'occa? Sì, certamente. Ho scartato dalla sua educazione tutte le parole necessarie, il traduttore per conquistare la donna. Benissimo. Così, se un uomo osa rivolgere una sola parola d'amore, lei grazie a questo piccolo manuale composto da me non lo può comprendere. Un piccolo dizionario? Sì, nel quale si impiegheranno le parole del contenente trasfigurato. Decide pure a caso. Dunque, non prendiamo neanche anni di tamburo, sentimento da quella persona spinta verso colei che le piace. Non capisco. Ma scritta apposta, così se il seduttore dice a vostra figlia, principessa, come per voi un ardente amore, lei non capisce niente, bisognerebbe dirle deve essere per voi un ardente tamburo. Vediamolo un altro, idolo. Voi sapete che la parola idolo è quella più usata in direzione, tipo, principessa, come per voi messa a idolo del mio popolo.
capisco niente. Però conosco la favola delle tortore, eh? La favola delle tortore dice... Certo, noi siamo un'idea massata, adesso si era su Mister, poi, di Omega, insomma, di Omega, così... No.